Ciao a tutti. Oggi siamo in un'inquadratura un po' particolare perché oggi cucineremo qualcosa. Ho qui il mio computer che non funziona un cacchio con la ricetta e questi sono i fornelli. Si è rotta la scintilla, quindi dovrei utilizzare un accendino che non funziona. Ci metterò 4 ore solo per accendere il gas. Allora, andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, ci serve la farina, il burro, 50 cucchiai di zucchero, no, scusate, 50 grammi. Ok, si può fare. Andiamo subito a prendere i nostri ingredienti magici. Ok, ragazzi, possiamo partire, quindi. Voi non lo vedete, ma qui ci sono tutti i miei ingredienti magici. Scusate, non lo so perché non si vede niente. Alzo un pochino l'esposizione. Ma va anche bene così. Ok, perfetto. No, vedete, troppo luminoso voi. Ok, va benissimo, dai, facciamoci abbassare questa luce. Allora, prendiamo. Vediamo un po' che ci serve qui. Comunque ho preso già gli ingredienti. Allora, dobbiamo disporre in una ciotola la farina, lo zucchero e il burro. Ok. Ok, andiamo, quindi abbiamo bisogno di 215 g di farina, noi andremo ad occhio ovviamente, 150 g di burro e 50 g di zucchero. Ok, disponete in una ciotola la farina, lo zucchero e il burro. Ok, allora farina, noi andiamo ad occhio ovviamente perché siamo spettacolari, no? Allora andiamo ad occhio, quindi mettiamo così di farina. Penso dovrebbe bastare, non lo so, mettiamolo un po' più così, ma sì. Allora poi mettiamo, aspettate che prendo un coso per mescolare. Ho preso un cucchiaio per mescolare, la farina ovviamente, perché la farina si deve mescolare, quindi mestoliamo la farina fino ad ottenere un impasto omogeneo, perché solo con la farina otterrete un impasto omogeneo. Non lo so perché anche io sto a dire. Allora la mescoliamo, però, perché non lo so come si fa. Metto il cucchiaio qua su un altro fornello e dobbiamo mettere lo zucchero. Vado a occhio pure con lo zucchero. Aspettate, mi regolo meglio con il cucchiaio. Invece ce ne metterò 4 cucchiai. No, forse tre. Mettiamo 3 cucchiai di zucchero. Ho fatto vedere lo zucchero. Vabbè. Mettiamo 3 cucchiai di zucchero. È più zucchero che farina, però ok. E andiamo a mestolare. Allora, ovviamente poi lo mangerò, penso. Cioè, ovviamente se non farà più schifo lo mangio. Se fa ovviamente schifo lo buttiamo. Sicuramente farà schifo comunque. Penso sia in padella. Se è in forno, ho fatto una cazzata proprio di quelle grandissime. Perché il forno si è rotto. Allora, poi il burro mi sembra. Quanti grammi? 150 mi sembra. Vabbè, noi ne andiamo a mettere un po'. Quanto ce ne pare, insomma. Ok, da pulire il cucchiaio con le mani. Ne vado a mettere un questo di burro. Ok. Ok, vado a mettere un così di burro, più o meno un quarto di bustina, che è poi una porzione, questo non lo so, e dobbiamo impastare, mi sembra, con le mani, quindi vado ad impastare, ma era a pezzetti il burro, va bene, mi sembra ovvio che noi dobbiamo fare sempre i disastri. Vado a dividere il burro in pezzetti e lo vado a mischiare. Mescoliamo. Vabbè, bisogna andarlo ad unire con la punta delle dita, aggiungendo poca acqua alla volta, ok. Quindi mi preparo già un bicchiere d'acqua. Quindi dovremo ottenere un impasto omogeneo, anche con l'aiuto della nostra amica acqua, che metterò qui. Con le inquadrature sempre professionali, quindi vado ad ammassare un po' il burro con la farina e lo zucchero, che si sente più lo zucchero che la farina,
Vabbè, penso che lo zucchero era giusto, ma la farina è un po' poca, non fa niente, noi siamo espertissimi. Ma poi era con le punte delle dita, ho bagnato tutte le mani, vabbè. Come sempre noi siamo top, aggiungendo poca acqua alla volta, ok? Quindi io non ho aggiunto l'acqua perché sono stupido. E andiamo ora ad aggiungerla. Io faccio un disastro incredibile. Ma non è meglio se mescolavo con il cucchiaio? Boh, sto mescolando con le mani. Ma sì, dai, mescoliamo con le mani. Ok, si dovrebbe formare un impasto, penso. Boh. Se il sito è affidabile. Boh, penso di sì. Il cucchiaio d'argento si chiama il sito. Penso che è affidabile. L'altra poca acqua. 3-4 cucchiai di acqua, mi sembra, c'era scritto. Ok, forse è giusto, forse un po' la farina è poca, però ora la andiamo ad aggiungere, anche perché in basso ci è venuto liquido, come vedete. Cioè, voi non lo vedete, eccolo, l'impasto. E andiamo quindi, sa di burro, uguale puzza di burro. Vado a mischiare un altro pochino. Sembra che sto a fare lo slime commestibile faremo oggi, eccolo qui, già è pronto, perché ovviamente è commestibile questo, penso, non si sa cosa ci uscirà fuori, vabbè. Iniziamo bene. Prendiamo la nostra amica farina, ne aggiungiamo un altro po', perché mi sa che ho aggiunto troppa acqua, non sono sicuro però. Quindi stiamo addensando lo slime commestibile con la farina. Ok, forse era meglio se prendevo il coso per mescolare, perché le mani si sono un po' sporcate, a quanto pare, ma tanto. Allora, quindi mettiamo altra farina, perché penso ho aggiunto 3 litri d'acqua. Sì, mo' ho aggiunto troppa farina, ma io non ci so fa niente con le misure. Questa comunque sarà una vera e propria serie, ragazzi. Porterò sempre, comunque l'impasto si è formato, penso ci vuole un altro po' di farina, però ecco. È caduto tutto l'impasto per terra, non è vero. Era un altro scherzo a mia mamma, perché lei ci crede. Pensava che oggi stessi vomitando, perché mi ha visto correre e poi ho sentito. Perché io stavo andando a lavare un contenitore. Bene. E lei è venuta tutta di corsa, che pensava che stessi vomitando. Bene, facciamo qui. Vedete com'è venuto morbido l'impasto slimoso. Oh, è più morbido degli slime. Va bene. Comunque, ammassiamo un altro po' qui dentro. Io comunque mi andrò a lavare le mani, penso, prima di continuare la ricetta. Lo schiacciamo un po', perché io sono forte, non è vero. E lo sbattiamo anche. Non c'è scritto, però l'ho visto fare così, in TV, nelle ricette che fanno. Vedi, il ricettaio di Gesù. Volevo un pezzo di impasto, ma non lo rimettiamo. Eh sì, ho rotto la cucina. Se la cucina prenderà fuoco dopo questo video, saprete il perché. Allora, l'impasto si è formato, è questo, molto morbido, elastico, al punto giusto, per un impasto, non per uno slime, perché non lo so più se sto a fare un impasto o uno slime. E ce lo mettiamo da parte, sempre qui dentro. Lo lasciamo riposare 2 ore, c'è scritto, e poi si continuerà il video. Ma è già sto 8 minuti. Penso farò 2 parti comunque del video, perché sto 8 minuti già e non ho fatto un cacchio. Ma proprio un cacchio, cioè ho messo solo l'impasto, ho fatto. Non fa niente comunque. Va bene, lo lasciamo riposare 4 ore. Perché qui c'è scritto 5 ore, però non lo so. Sinceramente, boh. Va bene, quindi andiamo a fare, cioè no, non deve riposare. Poi, i fagioli. Ah, è in forno. Vai da prendere di gente. Lo faremo in padella noi. Trasferite tutto sul piano di lavoro combinato fino ad ottenere un impasto solido e omogeneo, ok? Trasferire tutto sul piano di lavoro e continuare fino a ottenere l'imbarazzo solo. Va bene.
Stendete la pasta, rivestite in uno stampo rettangolare, boh. Non ce ne frega, prendiamo una padella antiaderente e ce lo schiaffiamo dentro. Va bene così tanto. Ok, va bene l'impasto. Ok, più o meno della grandezza di una padella, quindi lo dobbiamo stendere, però di quanti millimetri o centimetri? Boh. Ma andiamo a occhio pure con quello, che dite? Ma io andrei ad occhio pure con quello. Devo fare pure qualche live in cucina con Franco, raga. Mi dispiace infatti perché non posso più fare live su YouTube. Perché ci vogliono 1000 iscritti adesso per fare live, quindi. Io non io sono tipo 50, 63, no 64, non lo so. C'è tutta farina e zucchero qua sopra. Va bene, andiamo ad accendere il nostro fornello.